Alla fine ho veramente rischiato di essere portato via dal buttafuori della situazione, ma ce l'ho fatta. Nonostante sia riuscito a beccarmi al primo giro e a cacciarmi, ho fatto un giro tutto intorno all'evento, mi sono rinfilato nella zona stampa, fino a che alla fine mi ha beccato nuovamente, ma me la sono data a gambe levate. Sì, è successo veramente. Ma andiamo con calma e partiamo dall'inizio. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio andare a parlarvi degli scatti che ho realizzato alla Generale Milano Marathon, la maratona milanese che ogni anno si tiene e che riesce a coinvolgere veramente tantissimi atleti, da quelli professionisti a quelli amatoriali. Prima però di parlarvi dell'evento in sé, di come quasi sono stato catturato da un buttafuori, che aveva anche ragione, però fa niente, questa parte la tagliamo. Prima di andare a parlarvi di questo devo farvi una piccola anticipazione e spiegarvi il perché sono andato a fotografare questo evento. Lo scorso anno, il 2020, il bellissimo eroseo 2020, ovviamente questo è un eufemismo, è stato però un anno di svolta per me. Io ho lasciato il lavoro, come ho già raccontato qua sul canale, per intraprendere definitivamente la carriera di fotografo, e tra i vari progetti personali, quindi in cui io avrei investito, c'era uno che si chiamava Manifestazioni d'Italia. In questo evento io avrei voluto e dovuto seguire tutte le tipologie di manifestazioni ed eventi che si sarebbero svolte, quindi comunque da manifestazioni politiche, sociali, per farvi un esempio, comunque come adesso quella che in quei giorni qua che ci sono DDL Zane, il no DDL Zane, ecco, avrei partecipato a tutte queste tipo di manifestazioni, nonostante comunque io abbia una presa politica, ovviamente una mia presa di posizione politica, nonostante comunque io l'abbia, volevo proprio fotografarli da puro documentarista, ecco, quindi andare a documentare sia quelli a cui sono pro sia quelli a cui sono contro, proprio per raccontare le manifestazioni a 360 gradi. E oltre quelli a sfondo politico e sociale, volevo fotografare un po' di tutto, dalle fiere di paese alle manifestazioni sportive, gli eventi sportivi, le feste sportive, come adesso che l'Inter ha trionfato, io sono juventino, però hanno meritato, ecco, l'ho detto. Avrei voluto realizzare questo progetto Manifestazioni d'Italia, in cui avrei seguito le varie manifestazioni, i vari eventi, le varie parate, quella del 25 aprile, il 1 maggio, insomma, avrei voluto seguire tutti quelli che potremmo definire assembramenti. Ovviamente però è arrivato il Covid e tutti questi eventi sono andati a farsi benedire. Però ora che stanno riprendendo piano piano, tra comunque persone vaccinate, sì, volevo dirvi che mi sono vaccinato, però fa niente, tra persone vaccinate e comunque stanno riprendendo, si sta cercando di tornare alla normalità, ho scoperto che ci sarebbe stata questa corsa e ho detto, perché non riprendere con questo progetto e non andare a fotografarlo? Ovviamente sono arrivato senza una press stampa, non ero accreditato per entrare comunque nella zona dove c'erano i fotografi accreditati e pagati per fare tutto, però ho detto voglio andare comunque a fotografare. La partenza dei primi atleti era alle 6:30 del mattino a Milano in Piazza del Cannone, mentre la seconda partenza era alle 9:30. Io ho detto andare alle 6:30 è un po' troppo presto, non ce la farò a svegliarmi mai, però posso svegliarmi alle 6:30 per arrivare un pochino prima delle 9:30, prendere l'arrivo di quelli partiti alle 6:30 e fotografare la partenza di quelli che partivano alle 9:30, perché poi il pomeriggio avrei avuto da fare delle cose, quindi non potevo soffermarmi più di tanto a Milano. Quindi ho fatto questo, sveglia alle 6:30, sono partito, macchina fotografica, zaino, sono andato a Milano, ho preso la metro, sono arrivato puntuale verso 20 alle 9, un quarto alle 9, e sono riuscito a fotografare l'arrivo degli atleti partiti alle 6:30 del mattino, e poi ho proseguito e sono riuscito a fotografare la partenza di quelli delle 9:30. Arrivato lì, subito comunque ho visto l'organizzazione, organizzato veramente molto bene, tutti con le mascherine, distanziamento rispettato come in tutti gli eventi di questo tipo qua, come si riusciva, ma comunque rispettato. Però mi sono accorto una cosa, l'area VIP era aperta, cioè non effettivamente aperta, nel senso che non era sbarrata. Ovviamente non potevo passarci, l'area della stampa, degli accreditati per andare lì, ecco. Ho detto io mi intrufolo, cioè io entro, cioè così mi butto, vediamo, massimo mi buttano fuori. E allora avevo un biggettino finto, io ho falsificato un biggettino perché mi permette un pochino di entrare a destra e a sinistra, comunque dare l'illusione di essere una persona accreditata per stare in un posto, ecco, un pochino come il potere della pettorina gialla che vedete sul canale dei The Show. Detto questo, io con il mio bel tesserino falsificato, ho scritto Luca Dondossola la fotografo, basta, cioè fa niente, redazione by me, tutte quelle cose lì, io con il mio bel tesserino falsificato arrivo alla transenna aperta,
supero, vado di là, incomincio a fotografare. Ho fatto delle foto veramente molto, molto interessanti, perché ero lì, ero proprio lì dove arrivavano gli atleti, dove si fermavano, dove c'erano gli altri fotografi che li fotografavano e tutta una serie di cose. Tutto stava proseguendo nel modo migliore, fino a quando però è arrivato il buttafuori, la guardia di sicurezza, e mi fa: tu non hai l'accredito, perché aveva visto che il mio era un biglettino diverso da quello di tutti gli altri. E faccio, gli ho spiegato: sì, ho visto Berto, sono entrato, vabbè, mi ha preso e mi ha portato fuori, non vorrei dire di peso, ma mi ha detto: meglio che esci. Però non volevo demordere, perché volevo stare in quel punto lì a fare le fotografie. E lo so che è sbagliato, lo so che un fotografo professionista accreditato mi dirà: perché devi andare lì, ci siamo noi che siamo accreditati. Lo so, mi dispiace, ma io le foto le uso per me, non le vendo nessuno. Volevo fare delle buone fotografie e quello era l'unico punto in cui fare delle buone fotografie. E poi ogni tanto bisogna avere un po' quella che io definisco faccia da culo. Quindi cosa ho fatto? Praticamente ho fatto il giro all'indietro del parco, sono tornato dal punto in cui ero entrato inizialmente, ho visto che non c'era nuovamente nessuno. Quindi sono entrato nuovamente, sono stato lì un 15-20 minuti, fino a che purtroppo mi ha beccato nuovamente il tizio, ho sentito proprio così, nel giro mi sono girato come se fosse successo chissà che cosa, e c'era il tizio che mi indicava con la manina così, no, così, ho detto: figa, ma bisogna scappare. Allora ho preso una macchina fotografica, zaino che avevo poggiato per terra, allora mi sono messo a correre come mai prima d'ora ho corso in vita mia, ragazzi, però è stato strabello quel tipo. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi scappato e se mi fossi lasciato prendere. Però è stato divertente scappare. Ho portato a casa qualche foto buona lì nella zona degli accreditati stampa e tutte quelle cose lì, molto carine. Una volta fuggito dal pericolo di essere arrestato, quantomeno menato da un buttafuori, sono andato a quella delle 9:30. Lì era molto più scialla la situazione, perché quelli di prima erano quasi tutti comunque professionisti proprio top of the top, mentre dopo c'erano anche persone comunque, diciamo, come me, che volevano mettersi in gioco e andare a fare la corsa. C'erano anche dei semi professionisti, gli amatori, tutta una serie di cose. Lì era molto più scialla la situazione e sono riuscito a fare un po' di fotografie anche in quel campo lì. Ovviamente c'è una distinzione fisica e altro tra gli atleti professionisti e gli atleti amatori. Però comunque devo dire che sono riuscito a fare un'ottime foto. Mi spiace solo che la partenza di quelli delle 9:30 è stata una partenza 4-4, non sono partiti tutti insieme, sempre per la situazione legata al Covid, avevano tutti la mascherina su, quindi è stato anche un pochino difficile immortalare gli sguardi, gli attimi. Potevano togliersi la mascherina dopo 500 metri, mi sembra, dalla partenza della corsa, però non sono partiti tutti insieme, erano in fila 4 e ogni 10-15 secondi partivano a blocchi di 4 per poi andare a fare la maratona, giusto per tenere comunque anche il distanziamento sociale, tutta una serie di cose. Devo dire, un piccolo accorgimento che, da come ho visto, è stato molto funzionale, ordinato. Certo, non è come quando non c'è quella foga, quella bellezza di quando tutti i corridori partono messi insieme, però comunque è stato ugualmente bello. Fatto questo, ho finito più o meno l'arrivo anche di questi qua verso le 11 e qualcosa, 11 qualcosina, e poi sono tornato a casa. È stata una giornata abbastanza bella, però ecco, volevo condividere con voi questa giornata, sia per il fatto che mi stavano per farmi un FU, non lo so, farmi una, come si chiamava la mossa lì di Bud Spencer, di Big Show, ciao, sto andando a palla. Però è stata una giornata veramente molto divertente e non rifatelo, è sbagliato fare quello che ho fatto io, non voglio che lo facciate, zero. Se avete un po' di faccia di culo fatelo, però meglio non farlo, perché sennò magari vi beccate le mazzate forti anche dai fotografi accreditati. Però giuro, ragazzi, non ho venduto nessuno le foto, volevo solo fare della fotografia per me, e scommetto che anche voi, quando eravate giovani, io non sono più così giovane, però fa niente, scommetto che anche voi quando eravate giovani, in qualche buchino, pur di farvi un portfolio, vi siete infiltrati. Però vabbè, detto questo, no, è stata una giornata bella, avevo voglia di fotografare un evento come questo, poi corso o meno. Mi dispiace perché il pomeriggio ho avuto da fare delle cose e non sono potuto andare alla manifestazione pro DDL Zan, che si è tenuta domenica. Io sto registrando questo video lo stesso giorno, infatti ogni tanto dico oggi o quelle cose lì, oggi domenica, voi lo vedrete fra qualche giorno, non so quando. Si è tenuta la manifestazione in 50 piazze d'Italia di DDL Zan, e mi sarebbe piaciuto andare a fotografare anche quello, però purtroppo ho avuto da fare. E niente, questa è stata la mia piccola avventura, spero che vi sia piaciuto il video, spero che vi siano piaciute le fotografie che avete visto qua scorrere in sovrimpressione, e mi raccomando, questa storia ha una, come si chiama quelle delle favole, ha una morale. Se avete un po' di faccia di culo, infiltratevi dove non potete infiltrarvi. Fin quando non vi beccano la prima volta. La prima volta, faccina felice, faccina dolce, e ve ne andate. La seconda volta,
scappate a gambe levate. O al massimo registrate su due schede SD, così se vi chiedono di cancellare, sulla seconda rimane tutto.